l'ultima edizione di Stadio News in studio Benedetto Giardina. Prosegue nella giornata di oggi il programma degli allenamenti del Palermo in vista della sfida di lunedì prossimo contro l'Empoli. La squadra guidata da Giuseppe Iachini sosterrà una seduta di allenamento pomeridiana. Gaston Brugman, centrocampista del Palermo, ha parlato del proprio esordio in massima serie avvenuto a Napoli nel turno infrasettimanale. Ascoltiamo le sue dichiarazioni. Penso che ho cresciuto tanto in questi mesi qua a Palermo. E ho imparato tanto da Enzo, che mi ha dato una grande mano. E poi l'importante era questo, dare il passo, come ho detto, di esordire in Serie A. Ho fatto il grande salto di esordire e poi ora mi voglio riaffermare, non è che sono qua per di passeggio, che c'è un bel clima, tutto, però no, voglio riaffermarmi e essere importante per la squadra. Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, non le manda a dire al tecnico Iachini dopo la sconfitta di Napoli. Sono molto preoccupato dal pensiero del mio allenatore, ma non è a rischio, ha detto il presidente Zamparini. Vorrei ragionasse come Sarri, con mentalità vincente. Iachini merita calci nel sedere per non aver raddoppiato la marcatura su Higuaín. Stefano Sorrentino, capitano del Palermo, ha raggiunto mercoledì scorso il traguardo delle 500 partite in carriera. È un numero che fa impressione, ha ammesso il portiere rosanero. Ricordo ancora la prima da professionista. Ero a Torino all'ultima di campionato contro la Regina. A Napoli purtroppo c'è stata una sconfitta. Peccato, anche se a livello personale è andata bene. Sarà Marco Di Bello di Brindisi a dirigere la sfida di lunedì fra Palermo ed Empoli. L'arbitro pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Marzaloni di Rimini e Alessandro Lo Cicero di Brescia, quarto ufficiale Valerio Pegorin di Latina, arbitri addizionali Paolo Tagliavento di Terni e Daniele Chiffi di Padova. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.